Ufficiale del COISP Santino Licalzi, impegnato ancora questa mattina nella battaglia a salvaguardia del posto di polizia ferroviaria alla stazione Sulmona. La battaglia prosegue, però in questi giorni sono giunte notizie contrastanti. C'è chi dice che ormai non c'è più nulla da fare, il posto Polfer chiude, ma la battaglia vostra va avanti. La nostra battaglia va avanti perché troviamo il conforto della cittadinanza, le firme sono tante e le notizie, come dici bene, sono contrastanti. Il capo dice che noi dobbiamo fare le stesse cose con minor uomini. Non è tagliando la sicurezza dei cittadini e i servizi dei cittadini che si fa la sicurezza. Il sindaco dice che ha parlato col capo, gli ha dato un documento. Questo spiraglio è aperto, noi siamo abituati a confrontarci con tutte le emergenze, il paziente ancora è vivo, non è morto e noi continuiamo in questo massaggio cardiaco per farlo sopravvivere, anzi per farlo guarire definitivamente. Cristian Serafini, continua la raccolta di firme, tanti cittadini che si avvicinano al vostro banchetto per attestare solidarietà. Sì, la solidarietà del cittadino sul Montino è fantastica, abbiamo raccolto tantissime, numerose firme, la gente appoggia, capisce il problema della sicurezza, capisce che ormai qui Sulmona è già un territorio massacrato di per sé, chiudere un posto di polizia ferroviaria significherebbe andare a incrementare queste difficoltà del territorio. Grazie.